Comunque, ci manca giusto da parlare con la nostra Tali e poi dovremo iniziare una delle tante missioni che abbiamo, perché ne abbiamo, beh, qualche vagonata. Tali, sarà per la tua posizione, ma sei quasi sempre fra le ultime con cui parliamo, ma comunque sia, voglio sentire anche la tua. Shepard, sono felice che tu sia qui. Oh, adesso davvero si sembra molto più felice. Sono felice di vederti sorridere di nuovo, per così dire. Vederti, sì, un parolone. Ora dormo molto meglio. Mi sto abituando al silenzio della tua nave. Però penso ancora molto al mio pellegrinaggio. So che Saren è la nostra priorità, ma con tutti i mondi che visitiamo, speravo di trovare qualcosa da riportare alla flotta. È per questo che sei qui? No, sappiamo che non è per questo che è qui. Ma lo troveremo qualcosa, dai, su. Nel senso, stiamo andando davvero in un sacco di posti. Abbiamo ancora molta strada da fare. Troverai qualcosa da riportare indietro. Sì, ma non può essere il relitto di una nave da cannibalizzare. Deve essere qualcosa di speciale. Si aspettano molto da me. Perché da te si aspettano più che da altri? Cosa c'è di speciale in te? È per via di mio padre. È il membro anziano del consiglio dell'ammiragliato. Una delle poche persone in grado di annullare le decisioni del conclave per il bene della flotta migrante. Mio padre è responsabile della vita di 17 milioni di persone. La nostra intera specie è nelle sue mani. E io sono la sua unica figlia. Interessante, sei considerata nobile? No, non credo che lì funzioni così, non credo che siano considerati nobili. Però sentiamo cosa da dire. Allora sei una specie di erede al trono Quarian o cose del genere? No, non funziona così. Infatti. La carica di mio padre non è ereditaria. Probabilmente io non metterò mai piede nel consiglio dell'ammiragliato. Ufficialmente io sono identica a qualsiasi altro cittadino. Ma in pratica le cose non stanno così. La gente sa chi è mio padre e mi tratta sempre in modo diverso. Scommetto che ottieni privilegi di ogni Forse è il genere. contrario. Probabilmente ho avuto un'infanzia più facile del normale. Ma non sono soltanto vantaggi. La gente come mio padre ha molti nemici, pronti a colpire me per arrivare a lui. Ed è una pressione comunque non tanto notevole, ma che uno, diciamo, ne farebbe volentieri a meno. Non deve essere facile per te. La mia gente dà un grande valore alla famiglia e agli antenati. Ci si aspetta che io segua l'esempio di mio padre. Tutti si aspettano che io faccia qualcosa di grande nel mio pellegrinaggio, qualcosa che riesca a migliorare per sempre le nostre vite. Se non ce la farò, avrò fallito. E questo avrà un riflesso negativo su di me e su mio padre. Se salvassimo la galassia, per esempio, no, così per dire, riporto indietro la mia flottiglia alla galassia. Vi piace? Ecco, ci sta grazie a me. Ciò che stai facendo qui è decisamente più importante di qualsiasi cosa abbia mai fatto in precedenza un Quarian. Sì, lo so, ma tu devi capire la cultura Quarian. Noi siamo una società chiusa in se stessa. Gli eventi esterni alla flotta non interessano Non è il un evento cittadino medio. esterno, fidati Il che. nostro sogno più grande è di poter tornare sul nostro pianeta natale, scacciandone i Geth. Anche fermando Saren, però, questo non accadrà. Ci sono ancora milioni di Geth oltre il velo. Finché non saranno stati annientati, il nostro esilio proseguirà. Che cosa servirebbe per rendere tutti quanti felici? Qualcosa che ci permettesse di comprendere meglio i Geth. Sono cambiati molto dopo l'esilio. Hanno continuato ad evolversi. Abbiamo fatto del nostro meglio per studiarli, ma non è facile. Sono molto sfuggenti. Fino a poco fa non avevano neppure mai superato i confini del velo. Ora poi tutti i Geth che incontriamo sono sotto il controllo di Saren. Dovremmo trovarne alcuni che agiscono da soli, indipendenti. Ma non voglio che questo intralci la nostra missione, Shepard. Per prima cosa, fermiamo Saren. Poi mi occuperò dei miei problemi. Ora, gli chiederemo qualcosa in più sul padre di Tali. Quello che voglio dire io è: ma tu sei sicura che se adesso trovassi qualche Geth indipendente, lui sarebbe qualcosa di ostile e ormai non abbiano sviluppato un qualche tipo di intelligenza, seppur collettiva, che gli dà il diritto di avere i loro spazi e non debbano essere annientati da voi che li avete creati per poi volerli distruggere quando vi siete resi conto che le cose vi stavano sfuggendo di mano? Su questo, Tali, io e te non andiamo troppo d'accordo. Io sono molto più aperto rispetto ai Geth di te, noto. Che tipo era tuo padre? Non è stato facile crescere come figlia di un membro dell'ammiragliato. Ancora prima che entrasse nel consiglio era una figura importante. La gente lo considerava un leader. Doveva essere un esempio e anche sua figlia non deve essere da meno.
Inoltre era molto rigido, un vero militare tutto d'un pezzo. Non mi ha mai permesso di accettare nulla che non fosse eccellente. A volte mi sembrava che esagerasse quando ero una bambina. Adesso però sono abbastanza grande da apprezzare ciò che mi ha insegnato. Il mondo non ci deve nulla. Se nella vita vogliamo qualcosa, ce la dobbiamo guadagnare. Questo è sicuramente un buon insegnamento, in realtà. Però anche essere un po' troppo pesanti con una bambina quando hai modo di non esserlo, ecco, magari forse è eccessivo anche quello, no? Dov'era tua madre in tutta questa storia? Mamma era lì, ma è quasi sempre rimasta come sullo sfondo, come se fosse smarrita nell'ombra di mio padre. Capita spesso che abbia questo effetto sulle persone. Ed è negativo. Lei è morta 5 anni fa, un virus aereo che si è propagato nella flotta. A volte succede quando i filtri cominciano a cedere. Brutta. Per mio padre è stato un brutto colpo. Dopo la sua scomparsa si è buttato ancora di più sul lavoro. Credo che l'abbia fatto per sopportare la perdita. Beh, quindi comunque l'amava. I filtri nell'aria. Tra l'altro lì loro chiaramente non vanno con tutti questi elmetti che vanno qui in giro. Lì staranno nella loro forma, che è per lo più a noi sconosciuta. Deve essere stata dura. Non hai alcun risentimento nei confronti di tuo padre? Non è stato facile, è vero. Mio padre non è una persona con la quale si riesce ad andare d'accordo senza problemi. E poi non lo vedevo spesso. Era sempre troppo preso. La gente contava su di lui, e lui ha preso sul serio il suo dovere. Anche quando era con me, sembrava sempre assente. Come se la sua mente fosse da un'altra parte. Ora che ci penso, credo di non averlo mai visto sorridere. Nemmeno una volta. Era come se fosse sempre schiacciato dal peso della responsabilità. Voglio dire, so che tiene a me, ma non lo ha mai dimostrato. Non nel modo che uno si aspetterebbe, almeno. Immagino che la cosa migliore che posso dire di lui è che lo rispetto. Ok, situazione un po' complicata in famiglia, ma la posso capire. Voglio parlare di qualcos'altro. Cosa, per esempio? Nella fattispecie, arrivederci, Tali. Ora devo andare. Ci vediamo più tardi. Ora, abbiamo un fottio di cose da vedere nel codex, notavo. È molto mentato, ma va bene. Diamo giusto una chiacchieratina con il resto del... diciamo... come li potremmo chiamare? Della flotta? No, della... truppe? Quelle e altre persone. Posso fare qualcosa per te, comandante? E poi andiamo a fare qualcosa di concreto, che abbiamo avuto un sacco di chiacchiere sul codex, vedremo più avanti. E qui non c'è nient'altro. Aspetta, domande personali. Parlami un po' della tua carriera, Adams. È sempre la stessa? Ho prestato servizio su quasi sì, tutto. Il mio precedente incarico era sulla Tokyo. Stessa storia. Ottima nana pure. Agli ordini, Adams, comandante. Grandissimo, facciamo tutti affidamento su di te, però ora, se permetti, vorrei un attimo tornare su. Sentire giusto Presley e forse anche la dottoressa Chuckbox. Oddio, se si chiama così, anche qua io macello i nomi. Però, insomma... La dottoressa. Non dottoressa Zoni, quell'altra. Ah, se mi sentisse. Non sarebbe felicissima del fatto che io mi scordi il suo nome. Chissà quanti anni è che lavoriamo insieme. O quantomeno quante missioni. Ora... continuiamo a fare i caricamenti. Caricamento fatto, grazie. E dottoressa, lei non ci dice nient'altro. Chuckwoss. Sì, comandante. Ti serve qualcosa? Perché presti servizio su una nave? Mi sono arruolata. No. Ma l'umanità ha bisogno. Assolutamente niente, comandante. Di nuovo. Chissà. Presley, giusto, lui ci manca. Perché Joker ci abbiamo provato. Anche lui ci ha dato sì. Un feedback sulla missione. Poco altro. Non sono stati troppo chiacchiericci. Il che mi dispiace, perché in realtà questi dialoghi mi piacciono moltissimo. E continuiamo a fare caricamenti su caricamenti. Attenzione, giro laterale. Navigatore Presley. Sì, comandante. Perché sei stato assegnato alla norma? Mi sono ruolato come navigatore appena finito. Eravamo niente di erano nuovo. Superiorità numerica, ma le loro navi... Torna al lavoro. Perfetto. Signor sì. Ora, missioni. Abbiamo qui chiaramente Feros, ma la terremo tra un bel po', visto che abbiamo un trilione di incarichi qua. E sapete che vi dico? Li potremmo anche fare dall'alto in basso. Tanto ve lo dico da subito. Prima di Feros faremo tutto il fattibile. Voglio farlo prima di arrivare a Feros. Sì, probabilmente ci stanno alcune che possono essere fatte prima, alcune che possono essere fatte dopo, alcune che si bloccano. Sono tutte conoscenze di metagame che non ho e non è un problema per me. Tanto alla fine, insomma, cambia poco. Quindi andiamo a fare una missione molto interessante, che è quella di Garrus, che è la prima missione che abbiamo da un nostro companion. Ed è una missione molto interessante, anche moralmente, credo. Quindi
ce la darà. Ah, qui non possiamo segnare le missioni attive e non attive. Vediamo sulla mappa galattica com'è la situazione missioni. E poi abbiamo anche un bel po' di posti ancora da visitare e scoprire. Ottima scelta di tempo, comandante. Trasmissione in arrivo dalla cittadella, massima priorità. Da parte di chi? Arriva dall'ambasciatore. La firma non è la sua. Credo che arrivi dal consiglio. La trasferirò in sala comunicazione. Ok. Non me l'aspettavo. Pensavo di partire tutto bello, gaio e felice. Comandante Shepard, abbiamo ricevuto informazioni che potrebbero rivelarsi vitali nella sua missione contro Saren. Ottimo. Ci serve tutto l'aiuto possibile. Abbiamo ricevuto un messaggio urgente da un nostro reggimento infiltratori nella fascia. Avete degli infiltratori nella fascia? Vuol dire spie, vero? Gli spettri tendono ad attirare l'attenzione, comandante, e sono soltanto uno degli strumenti del consiglio. Spesso dei gruppi delle forze speciali sono la scelta migliore per tenere sotto controllo una situazione. Al momento abbiamo diverse unità di infiltratori situate nelle regioni di confine dello spazio della cittadella. Questa particolare unità stava raccogliendo informazioni su Saren. Che cosa hanno scoperto? Purtroppo abbiamo ricevuto un messaggio quasi incomprensibile. La squadra di infiltratori probabilmente non ha accesso a delle strutture di comunicazione interstellare adeguate. Il messaggio, però, è arrivato su un canale riservato alle comunicazioni di importanza critica. Qualsiasi cosa volessero dirci, sappiamo per certo che è importante. Considerato il suo interesse verso Saren, abbiamo pensato che forse vorrà indagare, scoprire che cosa è successo alla squadra. Il messaggio ha avuto origine dal pianeta Virmair. Assolutamente andremo a controllare, anche se non subito, però ci andremo. Ci darò un'occhiata. Il Consiglio preferisce evitare un coinvolgimento diretto nelle operazioni degli spettri. Vogliamo solo che lei sia a conoscenza di tutte le sue opzioni, Virmair compreso. Buona fortuna, comandante Shepard. Se scopriremo qualcos'altro, la contatteremo immediatamente. E questo mi fa, uno, molto piacere. Due, vuol dire che state iniziando ad avere un po' paura, vero? Non lo avete ammesso con me, ma Saren inizia a farvi paura. Ed è un bene, perché magari inizierete a prestare un minimo più d'attenzione. Ora, uno, dove siamo? Noveria, perfetto. Riduce il zoom. Tutto il settore qui dovremmo averlo già esplorato. Nebulosa testa di cavallo. Io mi ero segnato qualche cosa di dei sistemi che stavo visitando. E non mi ricordo minimamente se qui avessi visto qualcos'altro. Ci darò giusto una rapida capatina. Allora, penso di sì. Tanto adesso se vediamo subito che non ci sta niente per lussa per un 2-3 pianeti, evidentemente l'abbiamo visitata. Sì. Se anche qui non c'è nulla, ragazzi, ce la diamo per visitata. Visitata, perfetto. E adesso me la segno, perché io sto iniziando a segnarmi nero su bianco. Bene, ho segnato la nebulosa testa di cavallo come visitata, in modo che non ci debba tornare inutilmente. Allora, ammasso locale, noi abbiamo una missione sulla Luna, se non mi ricordo male. Qui abbiamo Virmair, Nebulosa Armstrong, confine di Keplero, Styx Theta, Hawking Eta. Hawking Eta, tra l'altro, dove sono i miei fogli dove ho appena segnato le cose? Sentite uno sfrugliare di fogli. Ah, ecco perché non lo vedo. Perché è caduto? Hawking Eta, non l'ho visitato, tra l'altro, ok. Ci sono un bel po' di posti da visitare e non so come capire dove andare. Allora, se andiamo un attimo sulla missioni, qui c'è una corsa contro il tempo, ok, Virmair. Raggiungi Virmair, c'ho Ferus, che faremo entrambe le cose. Garrus, trova... Allora, raggiungi le coordinate, Garrus... ecco, ti do le coordinate dell'ultima posizione conosciuta del dottor Saleon, o Saleon, come era, raggiungi il sistema Herschel nel confine di Keplero. Quindi andremo a esplorare il confine di Keplero. Chiaramente, se noi sappiamo che dobbiamo andare su Herschel, daremo prima una visitatina a Newton e vediamo se c'è qualche posto dove possiamo discendere per esplorare, e poi ci sposteremo su Herschel.
Messaggio è in arrivo, lo sto trasmettendo. Ok. Ho ricevuto delle informazioni che potrebbero interessarla, comandante. Qualcuno sta uccidendo degli ex scienziati dell'Alleanza. Abbiamo avuto 4 omicidi solo nell'ultimo mese. Ex scienziati, sempre dei biotici? Ex scienziati. Sembra che qualcuno voglia tenere segreto un progetto su cui avevano lavorato. Abbiamo trovato un legame tra gli scienziati e lei. Questo non è bene. Alcuni anni fa, tutti gli scienziati lavoravano a un progetto segreto su Accuse. Accuse? Sì, dove siamo stati l'ultimo sopravvissuto. Deve essere una coincidenza. Come faccio a dirlo? Accuse. Laggiù avevo perso tutta la mia unità. Sta dicendo che questi scienziati c'entravano qualcosa. Non possiamo sapere cosa stessero sviluppando. È impossibile accedere ai registri del progetto. Comandante, Shepard, ora può agire come meglio crede. Mi sembrava giusto informarla. C'era un altro scienziato coinvolto nel progetto, il dottor Wayne. Le sto inviando le sue ultime coordinate conosciute. Buona fortuna. Quinta flotta, chiudo. Eppure questa è un'informazione molto importante, perché potrebbe, come dire, riguardarci direttamente. Per cui, forse dopo Garrus, perché ora comunque ci occuperemo della questione di Garrus e del dottor Saleus, penso che ci potremmo occupare di noi stessi per una volta e di questo scienziato, dottor Wayne, Bruce Wayne. Ok, tanto vediamo cosa abbiamo qui di interessante. E abbiamo trovato un pianeta dove è possibile atterrare, Ontarum. Anche se la superficie di Ontarum è terribilmente calda, la sua atmosfera azoto, ossigeno e i vasti oceani poco profondi lo rendono un candidato ideale per la colonizzazione da parte di quasi tutte le specie conosciute. Purtroppo l'orbita del satellite Tonal è in fase di riduzione fin dalla formazione del sistema. Questo rapido avvicinamento inizia a disturbare le maree. L'effetto dinamo provocato dalla rotazione di Tonal all'interno del campo magnetico di Ontarum genera tempeste elettriche sempre più potenti. È stato proposto di utilizzare dei motori a campi di forza per ridurre la massa del satellite e correggerne l'orbita, ma la portata di tale progetto, che richiederebbe il posizionamento di decine di migliaia di motori con costi sufficienti a mandare in bancarotta tutte le specie del Consiglio, lo rende irrealizzabile. Beh, direi proprio di sì. È stata avviata una missione multilaterale per catalogare e preservare le diversità genetiche della giovane biosfera di Ontarum. La corporazione Exogeni e la Haven Genomics rappresentano l'alleanza in questa importante operazione scientifica. Popolazione chiaramente zero. Ok, atterriamo. Scegliamoci la squadra. Direi di provare, vediamo un po'. Dobbiamo trovare armature sia per Tali che per Liara. E visto che me lo scordo sempre, a questo punto portiamocela appresso. No, aspetta, non era per Tali e Liara. Forse era per Tali e Kaidan. Bah, andiamo con Tali e Liara. Vediamo. Tali sicuramente l'armatura gliela devo trovare. Quindi vediamo se troviamo qualcosa per loro. Sennò me li dimenticherò sempre, il che non va bene. Direi di esplorare questo pianeta e vediamo cosa troviamo. Ci sono delle strane bestie. Non ho idea se siano aggressive o meno. Sono sicuramente grandi. Però non sembrano aggressive. Beh, dicevano che dovevano preservare... Salve. Sono aggressivi? No. Ok. Un cadavere Turian, salve. Ah, ci sono anche dei piccolini. diventate belli grossi, diventate. Ok, non è che mi metto adesso a sterminarvi per... Sarei curioso, ma no, ovvio. Ah, recuperiamo un manufatto, questo era? Non pensavo fosse un manufatto su un cadavere Turian, ma ok. Insegna Turian, ci sta. Andiamo avanti. E anche qui ci sono altre esseri. Che mi dice... di parlarci, ma
direi che non ci si può parlare. È molto interessante. Ok. Oro, attenzione. No. Ok. Bene, qui ci stanno già sparando invece. E io ti farò saltare in aria con molto dolore. Perché siete proprio piccolini, siete. Quelli di voi che magari hanno dei lanciarazzi o altro potrebbero essere un problema. Però vi sembrate abbastanza lontani da non essere troppo un problema. Ok, se lì è armato. Il nemico è dappertutto! Ma come? Oddio. Ah, questa cosa ormai è diventata tristemente famosa. Allora, facciamo prima giù largo, passiamo prima qua su. E vediamo cos'era quello. E poi riscendiamo di nuovo verso il punto di interesse. Ci sta un modo per salire meno ripidi? Immagino che il mago ce la possa anche fare, ma... un po' faticosa come ascesa, ecco. Quello sì. Ma continuiamo. Ci dovremmo praticamente essere ormai. E vediamo cos'è, se anche questo posto è difeso magari. O c'è qualche informazione utile. Ah, no. Era una sonda... schiantata. No, mamma mia, era fantastico quello che avevo fatto. E no, no, perché scendi? Mamma mia. Che rischio, colpi V6 e colpi protonici. Ah, prendi tutto. Prendi tutto in vero. Allora, dall'altro, per come utilizzare il mago, mi è stato detto ormai più volte che uno dovrebbe scendere dal mago per gli scontri perché farebbe molta più esperienza. E ragazzi, ormai ne sono consapevole. Semplicemente non lo ritengo una cosa particolarmente interessante, soprattutto in una serie, perché ci vuole molto più tempo senza mago. E già di tempo ce ne mangiamo molto in esplorazioni e altro, che tra l'altro molte altre serie semplicemente ignorano o comunque non fanno vedere. Noi invece le cose le facciamo, ma le facciamo in un modo quantomeno non troppo inutilmente lento. Ora, qui possiamo entrare? Non so perché dovremmo voler entrare, ma a questo punto sono... sono molto curioso. Ah. Immagino che a questo punto sarà... perché Liara già sta male? Liara, cosa hai fatto? Liara? Allora, Liara, mi sembra che lei è una... oh, Banshee 5. Liara mi pare che un'armatura, in effetti, ce l'abbia alla Ursa 4, perché lei ha armatura da umano. Tali no. Tali non ha assolutamente nulla. Cosa ci sta qui? E perché ci hanno sparato da molto lontano? Tu chi sei? Questa armatura comunque è molto bella. Non è niente... no, non è Cerberus. Cerberus sono tutti bianchi, giusto? Ok. Come dicevo, ho fatto bene a vendere tutto il vendibile, perché tanto avremmo trovato molto presto. Interfaccia medica 5, ok. Un sacco di altre mod e oggetti di livello molto più alto di quelli che avevamo, quindi ho deciso di vendere tutto. E infatti adesso abbiamo anche un numero di crediti importante, 517k, con cui potremmo andare anche dalla dottoressa alla cittadella a comprarci quella mod fantastica tipo definitiva per l'armatura. Oh, qui è difesa la situazione. Qui è difesa, non so perché, non so cos'è, ma so che è difesa. Chi sono costoro? Ah, mercenari. Ok. Sembra un ottimo inizio di combattimento. All'attacco! Il nemico è dappertutto! Forza! Il nemico è dappertutto, questo giro quantomeno c'avevamo abbastanza ragione. Oh diavolo. Via, via, via. Correre via. Bravi, tutti in aria. Così non vedo niente però. Allora, bomba, bomba, bomba. No, 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 ragazzi. No, 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 no. Via. Indietro, indietreggiare, indietreggiare, indietreggiare. Indietreggiare qui, qui, ragazzi. Vi do una curatina. Ok. Teniamo posizione, ragazzi. Non facciamo rientrare. Cosa ho colpito? Uno scudo di qualcun altro. Va bene.
Ci stavano decisamente, decisamente circondando, il che non mi è piaciuto nemmeno un poco. Attenzione. Mi è stato anche detto che non dovrei permettere di fargli utilizzare le abilità da soli. Perché l'intelligenza artificiale è chiaramente piuttosto stupida. E non è che abbia torto. In questo caso sono io che sono un pelo pigro, immagino. E mamma mia, non riesco minimamente a mirare. Ok. Che dite? Ma poi ne uccideremo qualcuno? Inizia a essere un po' monotono questo combattimento, visto così, me ne rendo conto, ma... ok. Il nemico è dappertutto. Iniziamo a utilizzare qualche abilità, magari. Ah, qualcuno muore ogni tanto, bene. Ancora non mi sono surriscaldato stranamente. Il nemico è dappertutto. Ho capito che il nemico è dappertutto. Poi perché la mira è ancora così bassa? Nel... Cioè, dovrei avere una mira abbastanza buona adesso. Attenzione. Qui continuo a fare cose. Qui a destra abbiamo qualcuno, adesso no. No. Ah, tu ti sei messo qua. E ti sparo possibilmente. Unscoped, ti ho lisciato come non ci fosse un domani. Ok, abbiamo un obiettivo adesso sulla... Meno male che abbiamo un obiettivo. Aiuta nel progredire di una vita normale avere degli obiettivi, ma... odio questo mouse. Con un altro mouse... Lì dietro niente, sembra che non riesca a colpirli per qualche motivo. È come se ci fosse una barriera di qualche tipo. Sei morto. E bastava fare una ritirata strategica. Non rimanere là come degli idioti a prendere tutti gli attacchi. E alla fine si riesce a gestire. Ops, è liscio. Andiamo di pistola e danni tossici. Mi hai rotto gli scudi, ma la cosa mi preoccupa relativamente poco. Che altro? Ah, anche tu ci stai là. Vediamo un po'. Liaran, perché stai così male? Questo da solo... Ah, è stato fatto... Che gli avete fatto, ragazze? Ok... È morto in qualche modo. Non certo perché l'ho colpito io. Questo mi pare veramente evidente. Qui sotto... Niente. Ok. Liara è da prima che è tipo tossica. Gli hanno fatto qualcosa. Non so se dovrei curarla in qualche modo per evitare che peggiori, ma... Ah, pare stare meglio. Ora, partiamo da qua. Survivor, corazza media Krogan e Hammer 5, che non credo ci interessi particolarmente in realtà. Non credo, ma... Ops, ah! Ma potremmo livellare? Attenzione! Allora, il nostro fascino non possiamo portarlo più in alto di così per ora. E non ho la priorità di dare intimidazione, onestamente. Potrei puntare ad aumentare ancora di più addestramento spettro. Oppure... Beh, ci dava anche... Cosa ci dava addestramento spettro? Ci dava precisione massima, salute, rigenerazione dell'imprecisione, durata di tutti i poteri degli attacchi, anche il danno. Dai, finiamoci questo addestramento spettro, poi ci facciamo anche coesione perfetta visto che ci siamo. E Liara ha un punticino, qui stava abbastanza bene, quindi portiamo su sollevamento. E Tali ne ha soltanto 14. Scudo avanzato, scudo perfetto non ci interessava. Gli potrei tirare su molto, molto. Gli potrei tirare su un po'. No. Intanto gli portiamo IA avanzata. Sabotaggio perfetto. E altri 6 punti. Gli potremmo far fare cose più potenti. Qui andremo proprio al cap. E dai così, dai, a posto. Un po' più di danni, grazie. E così stiamo bene. Io volevo vedere, in realtà, ups, un po' di roba. Prendi tutto. Sui fucili di precisione, Hammer 5 è peggio. No, ok, mi ricordavo che l'Hammer non era veramente l'eccellenza. E qui abbiamo corazza media Krogan, presa tanto mano. Ok, niente che ci interessi troppissimo. Che altro abbiamo qui?
qualche altra cosa da prendere. Il kit medico che ci serve, in effetti ci serve. Qui abbiamo una decrittazione medica, ormai tanto le decrittazioni ce le abbiamo tutte in pugno. E quindi gestiamoci anche questa. C'è un bel mucchio di roba rossa. E per un pelo andiamo. Corazza media Turian. Striker 5. Lo Striker com'era invece? Lo Striker era meglio di precisione, peggio di danno. Però, sapete che vi dico? Visto che comunque il danno non è la cosa che facciamo di più al mondo finché non usiamo il critico, ci cambia moltissimo. Ma la precisione la sto accusando. Soprattutto con questo mouse lo sto accusando. Quindi proviamo lo Striker 5 e vediamo come ci va. Però vorrei capire tutti questi mercenari e questi morti sparsi che stavano qui, immagino fossero i difensori di questo posto. Che diavolo ci stanno facendo qui? Qui a destra pare che ci sia qualcosa di interessante, quindi a sinistra sarà bloccato, giustamente. Vediamo qui che abbiamo. Stai indietro! Non ho niente contro di te! Voglio solo questo bastardo! Aiuto! È un pazzo! Sei impazzito, Tooms! Devi farti curare! Tooms! Taci! Non mentire! Non... Shepard? Santo cielo, Shepard, sei tu! Tooms mi dovrebbe ricordare qualcosa? Caporale Tooms, ma ah! Ho visto morire su Acuz. Come fai a essere qui? Mi hanno preso loro, Shepard! Gli scienziati! Non puoi dimostrarlo! Quest'uomo è un maniaco! Stavano conducendo dei test sui divoratori. Avevano lasciato che quei mostri ci attaccassero solo per studiare. Ma era la missione nostra questa? Mi risvegliai in una cella di detenzione. Gli scienziati erano contenti che fossi sopravvissuto. Finalmente avevano una cavia per i loro esperimenti. Io temo che questa sia la missione che dobbiamo fare per noi, che ho detto che avremmo fatto dopo. Ok, molto interessante. Gli scienziati erano contenti e fossero sopravvissuto. Finalmente avevano una cavia per i loro esperimenti. Spiega? Cosa ti hanno fatto, Tooms? Non credergli! Non ha lo straccio di una prova! Esigo un processo equo! Lui era lì! Bastardo! Conosce la verità! Fanno parte di un'organizzazione chiamata Cerberus. Cerberus! Che conduce esperimenti segreti come questo. Mi hanno trattato come un animale da laboratorio. Quest'uomo merita di morire, Shepard! Per te, per me e per tutti quelli morti su Acuze. Sei con me? Questa non è giustizia, uno, vero. Ho due volte posto di farlo, oppure farlo io. No, ok, questa non è giustizia. Il discorso è, tra l'altro, è che io non so neanche se quello che dice è vero. Col senno di poi sappiamo che Cerberus fa cose, ma... in questo caso particolare e specifico, io non so se quello che dice è vero. Tu sei meglio di così, Tooms. Non sei come loro. Ma cosa ne sai tu? Te l'hai ricavata con qualche graffio e una pessima reputazione. Tutta l'unità era stata annientata e io sono stato torturato per anni, Shepard! Non puoi giudicarmi, non ne hai il diritto! E come ti sei salvato, più che altro? Cioè, come hai fatto adesso a liberarti e andare alla caccia a tutti gli scienziati? Tooms, se su Acuze avessi potuto aiutarti, ti giuro che l'avrei fatto. Ma posso aiutarti adesso? Lasciamelo fare. Ok, non sono un assassino. E se sarà processato, non lo diventerò mai. Forse le urla cesseranno adesso. Non lo so. È finita. Beh, hai fatto un ottimo lavoro. Non cesseranno, non gli è d'aiuto. Dai, è finita. E comunque le torture che hai ricevuto non le riceverai mai più. Ora quei bastardi non potranno più farti del male. Joker, comunica alla quinta flotta che ci serve una nave di recupero. Agli ordini, comandante. Tooms getta lo sguardo a terra, perso nei suoi ricordi. Hai spinto lo scienziato verso la porta. Missione compiuta, ora saranno i tribunali dell'Alleanza a occuparsi di lui. Sarebbe stato interessante sapere esattamente quale sarà il suo esito, ma immagino che ci vorrà del tempo. E se la burocrazia è vagamente come quella dei nostri anni, potrebbero volerci molto più tempo. Molto, molto più che anni, decadi forse. Avvisa il dottore e trova l'unico scienziato ancora in vita che era stato assegnato al progetto segreto. E fai rapporto all'ammiraglio Hackett. Ok, dobbiamo fare il rapporto, quindi questo scienziato di morti non è finita.
Volevo capire se la missione era proprio questa la nostra. Immagino di sì, perché ci ha tenuto in mezzo Cerberus e Acuze. Trova le insegne da battaglia, dischi da di Protean, acquisizione ostile, posizione di una cimice, Cerberus. Indaga nel sistema Yangtze. Ok. No, penso fosse la nostra missione, Scienze di Morti. Va benissimo così. Va benissimo così. In fondo, come dire, anche se non volevamo farla adesso, l'abbiamo invertita con la missione di Garrus. Ed è poco male. Ora, parlando di missione di Garrus, direi che sia giunto il momento di andare a trovare questo Salarian. E vediamo se dargli una giustizia sommaria a noi o portarlo a processo. Non ho ancora una vera e propria idea su quello che è giusto fare in un caso come questo, ma lo scopriremo insieme.